Rinomata città lombarda, è un prezioso scrigno di arte, cultura e tradizioni. La città si mostra all'occhio del turista per la caratteristica di essere divisa in due parti distinte: la città alta e la città bassa. Sin dal primo approccio a distanza, rapisce lo straordinario skyline della parte elevata sul colle, che si presenta col suo antico e immutato fascino tra cupole, torri e campanili. Bergamo antica è arroccata come una fortezza entro l'imponente cinta muraria veneta che, simbolo e testimonianza dello stretto legame di quattro secoli con la Serenissima, sta per essere riconosciuta per la sua integrità e bellezza patrimonio mondiale dell'umanità. Le mura, che costituiscono un anello lungo più di 6 chilometri, sono una colossale opera difensiva perfettamente conservata. Il possente complesso mantiene intatti baluardi, bocche di cannone, gallerie interne e misteriosi sotterranei. L'incancellabile testimonianza degli anni di guerra vissuti da Bergamo fa oggi da splendida cornice alla cittadella medievale, facilmente raggiungibile dalla città bassa con una romantica passeggiata lungo i caratteristici viottoli e le pittoresche scalette che permettono di scoprirne angoli di straordinaria bellezza. L'accesso in auto è possibile per le quattro antiche porte, sormontate dal leone alato, simbolo della Serenissima. San Giacomo a sud, Sant'Agostino a est, San Lorenzo a nord e Sant'Alessandro a ovest. Si può raggiungere Città Alta anche per mezzo di una funicolare, che da oltre 100 anni, partendo da Città Bassa, sottopassa in galleria le mura venete e collega le due anime di Bergamo penetrando nel cuore del centro secolare. L'approdo in Città Alta introduce immediatamente i visitatori in un ambiente costruito a misura d'uomo, in cui la modernità non ha deturpato l'inestimabile fascino della Bergamo di un tempo, che si eleva sul colle fra testimonianze di storia e fede. La passeggiata che attraversa il centro antico segue un asse primario, formato da due direttrici principali, via Gombito e via Bartolomeo Colleoni. Ai lati del percorso che si collega al centro monumentale della città, tra le vetrine, un tempo botteghe di artigiani e i profumi della cucina tipica, brevi diramazioni conducono alle mete artistico-culturali più importanti, tra cui la Rocca, antica postazione di avvistamento e di difesa di Bergamo, che oggi ospita il Museo Storico della città. Svetta lungo via Gombito l'omonima torre, edificio del XII secolo caratterizzato da una muratura in blocchi di arenaria recentemente aperta al pubblico. Raggiunta Piazza Vecchia, che è considerata da tutti i bergamaschi il simbolo della città, si ha quasi l'impressione di essere giunti in una corte medievale, anche se la conformazione attuale risale al 1493. Sulla piazza, che per secoli è stata il cuore politico e amministrativo della città, si affaccia il Palazzo della Ragione. L'edificio, costruito intorno alla metà del XII secolo, ha mantenuto le caratteristiche architettoniche peculiari degli antichi palazzi comunali lombardi, col porticato in basso e il grande salone per le pubbliche adunanze sopra, ed è arricchito da antichi affreschi del Bramante raffiguranti tre filosofi, originariamente appartenenti alla facciata dell'edificio che è situato accanto, il Palazzo del Podestà. Risalgono invece alla metà del 400 il grande scalone coperto per l'accesso al primo piano e il ponte di pietra che lo collega al palazzo, attualmente prestigiosa sede di esposizioni d'arte. La piazza, il cui centro è ornato dalla celebre fontana Contarini, in marmo bianco e arenaria, è sovrastata dalla mole della torre civica, detta Campanone, la cui cima è raggiungibile per mezzo di un moderno ascensore e consente di godere di uno splendido panorama sui tetti della città e sulla pianura.
Il campanone oggi rappresenta un'imperdibile meta turistica, mentre in passato annunciava la chiusura notturna dei portoni delle mura venete con 100 rintocchi che echeggiano ogni sera nella città alle ore 22, creando un'atmosfera di grande suggestione. Imponente, sul lato opposto al Palazzo della Ragione, è il grande edificio bianco seicentesco del Palazzo Nuovo, che fu un tempo sede comunale, caratterizzato da un candido colonnato in marmo. Oggi l'edificio ospita la biblioteca Angelo Mai, che dispone di circa 500.000 di volumi e conserva una preziosa raccolta tassiana. È facile immaginare quale grande attrattiva turistica rappresenti Piazza Vecchia per la città di Bergamo. Non solo per i monumenti che vi si affacciano, ma anche per i numerosi locali storici presenti, di cui il Caffè del Tasso rappresenta la testimonianza più antica. Da locanda com'era, agli albori rinascimentali, il Tasso si è trasformato in stile neoclassico come la piazza. Qui si arruolarono ben 178 volontari bergamaschi per l'impresa garibaldina dei Mille. Per questo motivo, dato l'elevato numero di partecipanti alla spedizione, ancora oggi Bergamo è chiamata la città dei Mille. Dalla parte opposta, in un palazzo del XIV secolo ristrutturato dal Bramante, si trova la settecentesca taverna del Colleoni, dedicata al condottiero bergamasco sepolto con la figlia Medea nella vicina e maestosa cappella. Oltre il portico del Palazzo della Ragione, tra le cui colonne splende il marmoreo pavimento dell'orologio solare, si concentrano nella piazza Duomo i principali edifici religiosi della città. Sublime seduzione regala l'interno seicentesco della cattedrale, sotto la cui pavimentazione sono stati recentemente rinvenuti affreschi tardo-romanici. Il Duomo, nato da un progetto del Filarete, fu più volte modificato nel corso dei secoli. Pregevole la cappella del Crocifisso e l'abside dove sono collocate 7 grandi tele, fra cui il martirio di San Giovanni Episcopo del Tiepolo. Sulla piazzetta, un protiro in marmo policromo con leoni stilofori, opera di Giovanni da Campione, segnala l'accesso alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il più importante e celebre monumento del Romanico a Bergamo. Il suo fastoso interno barocco raccoglie insigni opere d'arte, come affreschi trecenteschi, eccezionali tarsie del coro eseguite su disegni di Lorenzo Lotto, arazzi fiamminghi e fiorentini. Inoltre custodisce le spoglie di Gaetano Donizetti, il celebre compositore bergamasco, a cui è anche intitolato l'omonimo teatro nella città bassa. Attigua alla basilica si trova la Cappella Colleoni, il mausoleo del celebre condottiero Bartolomeo, opera dell'Amadeo, che costituisce uno splendido esempio di rinascimento lombardo. Sulla piazzetta del Duomo è situato il battistero ottagonale, che presenta all'interno interessanti altorilievi dei maestri campionesi raffiguranti la vita di Cristo.